Amici di Attisport 24, bentornati in nuova puntata di 2 metri, la pallanuoto vista da vicino. Momento della verità per le semifinali playoff del campionato di Serie 2 femminile e noi ce ne occupiamo nuovamente tornando in casa della Lazio Nuoto. Stavolta lo facciamo in grande stile perché è un grandissimo piacere accogliere nel nostro salotto virtuale il capitano biancoceleste Chiara Tori. Ciao Chiara, benvenuta, grazie di aver accettato il nostro invito. Ciao Andrea, grazie di avermi invitata. Chiara, io inizio la nostra chiacchierata dall'ultima uscita ufficiale, gara 2 di semifinale. La Lazio Nuoto fa valere il fattore campo, impone la legge di Acilia, supera, vado a memoria con il punteggio 11-10, la Rarinantes Bologna, rimanda il verdetto della serie a gara 3. Quali sensazioni vi ha lasciato la vittoria contro le Emiliane? Allora, siamo arrivate ad Acilia molto cariche di fare questa partita. Ovviamente non vedevamo l'ora di entrare in acqua per dare il meglio di noi. E ovviamente e sicuramente il fattore diciamo casa ci dà quella sicurezza in più ed è stata una sfida pesante, però l'abbiamo affrontata al meglio. Ci sono stati ovviamente degli errori in difesa e in attacco, però questo è il risultato, insomma. Assolutamente, credo che siate molto più che soddisfatte per una squadra che poi mi dicevi a microfoni spenti ha nel suo organico tante giocatrici giovani, però nel contesto di una partita sviluppatasi sui binari del grande equilibrio, perdonami quest'atto di un po' ruffianotto, però lo faccio perché è troppo evidente per tacere. Non posso non soffermarmi sulla prova spaziale di Chiara Tori, top scorer indiscussa del match con 7 reti, ma soprattutto ad un certo punto della contesa, assoluta dominatrice della vasca. 6 gol di fila, ma non 6 gol di fila per la tua squadra, 6 gol di fila tra tutte e due i roster. Quanto ti soddisfa una prova di questo livello? Ovviamente è super soddisfacente fare 7 gol in gara 2 in una semifinale playoff, però devo ringraziare tutte le mie compagne che comunque dove non arrivavo io c'erano loro a darmi sostegno e è questo quello come funziona una vera squadra. Dove non c'è una c'è l'altra e ci diamo sostegno l'una con l'altra sempre in ogni partita, in ogni allenamento. Assolutamente, il collettivo e la predisposizione al sacrificio reciproco sono fattori fondamentali. Torniamo ancora sulla partita con il Bologna. Se devi individuare le chiavi della vostra vittoria, dove ti concentri? Dov'è che avete fatto la differenza? Sicuramente una nostra arma di forza è la difesa, ogni singolo braccio era pronto a stoppare un pallone, ogni singola palla era nostra, diciamo, la rubavamo sempre, eravamo aggressive e tutto quanto. E come ho detto prima, dove non arriva una, arriva l'altra. Quindi anche se abbiamo fatto, diciamo, per scherzare, 2 o 3 autogol, cioè deviate, che sono poi entrate in porta, però non ci siamo mai demoralizzate e abbiamo difeso sempre più forte comunque alla difesa dopo. Assolutamente, avrete certamente avuto modo di rivalutare la vostra prova insieme al mister, sia nel post partita che magari in sede di analisi video. Che tipo di riflessioni avete condiviso con il tecnico? Abbiamo visto individualmente sia gli errori che comunque è importante anche vedere le cose che abbiamo fatto bene e tipo alcune difese le abbiamo fatte molto bene e quindi miglioriamo sempre di più sugli errori e niente, abbiamo lavorato individualmente, quello sicuramente, perché ogni singola giocatrice se l'è presa da parte Jacopo e ha fatto vedere, come ho detto, gli errori e le situazioni che ha fatto bene e il giorno stesso ci siamo buttati in acqua e abbiamo migliorato sempre di più. Assolutamente, siamo
Ormai nelle imminenze della terza e decisiva partita, sei il leader della squadra, sei il capitano, sei il bomber e a te la parola. Che cosa vuoi dire alle tue compagne prima di Allora, questo importante appuntamento? sicuramente ci aspettiamo una partita emozionante e molto tosta, comunque è sempre una gara 3 e il Bologna è una squadra molto preparata e soprattutto molto fisica e in gara 1 comunque ci ha messo in difficoltà e noi eravamo comunque cariche perché era la gara 1 e molte di noi non hanno mai fatto un playoff e ci stavano tante emozioni a sovrastarci. E quindi gara 3 è quella decisiva e sicuramente il Bologna non cederà, però nemmeno noi perché siamo carichissime e ci vogliamo portare quel che è nostro a casa, insomma, quel che. Certo, assolutamente certo. E per portare a casa quel che sentite vostro, quel che volete con tutto il cuore, bisogna vincere gara 3, si torna in acqua per la sfida decisiva. Ormai vi conoscete, avete, permettimi la metafora, fatto amicizia. Che partita ti aspetti? E, diciamo una partita tosta. Ormai sappiamo come giocano loro e loro sanno come giochiamo noi e quindi ci conosciamo dopo due partite, ovviamente sai gli schemi oppure come ragiona una giocatrice. Poi dall'altra parte ci sono due giocatrici con cui ho giocato insieme già anni precedenti e quindi ci aspettiamo una bella partita molto interessante e ovviamente dobbiamo migliorare sugli errori fatti in gara 1 e in gara 2 e si spera non fare errori in gara 3, però nessuno è perfetto e questo. Va bene, siamo così al termine di questa chiacchierata. Ringrazio Chiara Tori per essere intervenuta. Do appuntamento ai nostri spettatori per la prossima puntata. Ciao Chiara, grazie mille. Ciao Andrea, grazie a te.